Salone di Ginevra 2018 debutta la versione di serie della Lexus UX. Deriva il nome direttamente dalla concept e anche le forme ovviamente sono un attimino più smussate, ma nonostante ciò sono comunque di sicuro impatto visivo e scenico, tipiche del brand premium di Toyota, ovvero Lexus. È un'auto che utilizza la medesima piattaforma TNGA di Toyota, che praticamente la rende parente di quella che è la Toyota CHR. Vediamo in questo allestimento F-Sport, l'allestimento più sportivo di casa Lexus, come quest'auto sia molto caratteristica, abbia delle forme tutte particolari. I motori qui sotto sono quelli delle sorelle maggiori. Ad esempio in questa configurazione abbiamo una motorizzazione ibrida da 2500 centimetri cubi e 184 cavalli. Diamo però adesso un'occhiata all'interno della nuova Lexus UX. Sono interni molto elaborati ma allo stesso tempo molto raffinati. Onestamente incontrano davvero il mio gusto. Abbiamo un display tattile che richiama molto da vicino quello già visto sulle cockpit 2.0 che troviamo sulla Peugeot 5008 e Peugeot 3008. Centralmente abbiamo un display dell'infotainment che in questo momento è spento. Il cruscotto utilizza elementi analogici tipici di Lexus. In questo caso il cambio è un cambio a variazione continua, non potrebbe essere diversamente sui sistemi ibridi di Toyota. Un trackpad da utilizzare in abbinato ovviamente al sistema di infotainment. I sedili sono molto comodi in questa bicromia, li trovo un filino tamarri ma sicuramente molto caratteristici, molto personali. È un'auto che mi convince, verosimilmente dovrebbe arrivare nel nostro mercato per l'autunno del 2018. Ovviamente i prezzi non ve li posso ancora comunicare, non si sanno ancora. Sono molto curioso di sapere i dati di vendita previsti da Lexus per la nuova UX, che ricordo andrà a scontrarsi contro rivali del calibro di Jaguar, BMW, nuova Volvo XC40, auto dell'anno 2018. E voi cosa ne pensate della Lexus UX? Chiaramente l'invito che vi faccio è farmelo sapere nei commenti qui sotto a questo video e continuate a seguirci qui al Salone di Ginevra con tutti i nostri video dagli stand.